sono emerse alcune indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello e sul ruolo di Alfonso Signorini. L'ultima edizione del Grande Fratello non è stata accolta proprio nel migliore dei modi. Il pubblico, attraverso i social network, ha espresso grande risentimento per via di alcune dinamiche. Inoltre, c'è chi non è riuscito proprio ad accettare di vedere Perla Vatiero nei panni di vincitrice. Tutto questo ha avuto delle forti ripercussioni anche sugli ascolti. Sono apparsi più bassi rispetto agli scorsi anni e neanche gli sforzi di Alfonso Signorini sono serviti per modificare la cosa. Per tale motivo, molte persone erano convinti che il direttore di Chi Non sarebbe più stato confermato per il ruolo. Stando ad alcune indiscrezioni, tuttavia, pare che la questione abbia preso una piega completamente diversa. Nuove indiscrezioni sul Grande Fratello 2024, il futuro di Alfonso Signorini. L'ultima edizione del Grande Fratello è stata caratterizzata da alti e bassi. Pier Silvio Berlusconi, durante l'estate, aveva annunciato determinate linee guida. Con il passare delle settimane, tuttavia, i concorrenti si sono dimostrati poco propensi a rispettarli. Le liti hanno preso il sopravvento e non sono mancati neanche i momenti di tensione. Alfonso Signorini, a un certo punto, ha sfogato anche la sua frustrazione nei confronti di Marco Maddaloni. Le prime indiscrezioni avevano descritto una situazione alquanto delicata. Sembrava che il giornalista non sarebbe più stato confermato nel ruolo di conduttore. Adesso, però, tutto è stato messo nuovamente in discussione. L'account di X denominato AgenBust ha fornito delle preziose informazioni. Ovviamente, bisognerà attendere gli annunci ufficiali per essere certi che non si tratti solo di voci di corridoio. Pare che il contratto di Alfonso Signorini sia stato rinnovato per ben 3 anni. In un contesto come questo, si tratta di un elemento da non sottovalutare. Evidentemente, i cambiamenti effettuati dal conduttore sono piaciuti ai vertici di Mediaset. Inoltre, sembra che non ci sarà alcuna modifica nella location, nello studio e nell'organizzazione del format. Anche le dinamiche dovrebbero essere le stesse. Punto più controversa è la questione della diretta. Mediaset potrebbe decidere di eliminarla a favore di puntate preregistrate, niente diretta anche se mi dicono calma, è preso, sai bene che è un attimo fare il ripristino. Anche la composizione del cast potrebbe subire delle modifiche. Forse, la casa del GF smetterà di ospitare i vipponi, dando spazio solo a volti ancora sconosciuti. Le polemiche, intanto, non si sono ancora arrestate. Gli ex concorrenti continuano a essere bersagliati dalle parole del popolo del web.